Buongiorno a tutti, se state guardando questo video hanno vinto le faccine che ridono, quindi genere country bluegrass, ovvero diciamo l'approccio che ho io, che ho dato io a questo genere sull'ukulele. La particolarità di questo strumming è che è un mix diciamo tra uno strumming classico e degli inserimenti di finger picking. Col pollice che appoggia sulle corde, si muove e diciamo che lo caratterizza proprio. Quindi passiamo subito a. Allora, io terrò una posizione di Do qua, Do maggiore, giusto per farvi capire come si muove la mano destra. Allora, cominciamo a dire subito una cosa: lo strumming, come siete abituati a farlo, continuate a farlo. Io uso ogni tanto un dito, dipende come siete abituati, quindi non cambiate l'impostazione del vostro strumming, tenete pure la vostra perché l'importante è capire come cioè come la tecnica, quindi appunto come si alterna il pollice e come è inserita nel tempo del pezzo. Quindi allora inizierò, stavo cadendo un altro ukulele, mannaggia. Inizierò dividendo la tecnica in due parti. La prima parte è dove il pollice suona la corda di Do, strumming in giù, e poi uno strumming veloce su giù, quindi ok? Cioè veloce nel senso che sono due movimenti nello spazio di uno, quindi. Strumming giù, strumming su giù. Ok, questa è la prima parte. La seconda parte, pollice sulla corda di Do, strumming giù, pollice sulla corda di Sol, strumming giù. Anche per studiarlo potreste dividerlo, nel senso dedicarvi magari un po' alla prima parte, quindi successivamente dedicarvi alla seconda parte, e poi unirli. Ve lo faccio sentire magari a tipo a 60 bpm per farvi capire com'è poi inserito nel timing, diciamo nel tempo. 2, 3, 4. Vedete che il pollice è sempre sul battere, gli strumming sono in levare. Tutto qua. La difficoltà di questa tecnica è solo avere il riferimento della corda sempre, nel senso che poi più veloce si va e più è difficile. Eccetera. Lo scopo
Farlo anche veloce perché più veloce è e più dà soddisfazione, nel senso che sono anche per esempio con faccio vedere un esempio con il banjo, banjolele. E vabbè, qua lo spazio è poco, quindi non è proprio facilissimo beccare le corde, però se riesci a suonarlo veloce poi è soddisfacente. Io ancora insomma boh. È dura, poi vabbè è un soprano, quindi ancora lo spazio qua è ancora più piccolo, qua è ancora più piccolo. In ogni caso, il suggerimento è sempre lo stesso, iniziate a studiarlo piano piano, in modo che il movimento venga assimilato dalla vostra testa e poi si può adattare a tanti pezzi, che ne so, adesso mi viene in mente... Country road, take me home. Quello, cioè, è proprio bella perché anche sui country lenti, sui pezzi proprio pezzi anche tradizionali si può adattare bene. Niente, tutto qua. Scrivetemi. Certo che vi quella cosa lì di country road. Potevi fargliela sentire tutta così per... Dai, su, dai, muoviti, dai. Sì, dai, hai ragione, effettivamente. Dai, un pezzettino, eh. Country road, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Niente, tutto qua. Scrivetemi se avete domande, dubbi, perplessità, ma scrivetemi anche se volete suggerirmi qualcosa, se c'è qualcosa che volete approfondire, qualcosa che ovviamente è una cosa che io so, perché non è che anche io devo studiare, però... Accetto volentieri consigli anche sui prossimi tutorial, sondaggi, eccetera, eccetera. Iscrivetevi anche al mio canale YouTube, mi farebbe piacere avervi anche di là. E niente, saluto tutti.